Piante di canapa coltivate ancora una volta come menta piperita in uno spazio ricavato nel piccolo giardinetto alle spalle della sua abitazione, ma anche tra le mura di casa un bel po' di droga tra hashish, eroina e persino metadone. Finisce in manette un cinquantenne di Latiano, Paolo Vitale, pizzicato dai carabinieri della locale stazione che, dopo una breve perquisizione domiciliare, si sono imbattuti in un piccolo bazar della droga. In particolare, la grossa sorpresa era proprio all'esterno, in un piccolo giardino ricavato sul retro della villetta dove Vitale vive. Parzialmente occultate da alcuni ceppi di legna, infatti, i militari hanno subito identificato le grosse quattro piante di canapa indiana coltivate in appositi vasi, erba quasi pronta per la raccolta per piante alte oltre 1,5 metri. Poi, una volta rientrati in casa, i carabinieri hanno messo le mani anche su 2 grammi di eroina, 1 grammo di hashish e ben 7 flaconi di metadone. Una bella spesa per i militari che, come da prassi, hanno sequestrato le sostanze stupefacenti e quindi, su avallo del PM di turno, condotto il cinquantenne in carcere. A disposizione dell'autorità giudiziaria, Vitale dovrà rispondere del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.